Tutti i medici del territorio vengono messi in rete. Si tratta di una novità significativa per il sistema sanitario locale che mira a unire le forze e salvaguardare un patrimonio comune, la salute dei cittadini. Parola di Alessandro Grimaldi, primario delle malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila, che svela la ricetta per collegare ospedale a territorio, due realtà che restano ancora sconnesse. Ma direi che questa lista, che per la prima volta mette insieme i medici degli ospedali di tutte le aree territoriali, ci tengo a dirlo con molto orgoglio, quindi dell'Aquilano, della Marsica e della Valle Peligna Alto Sangro, è una novità importante. Perché mentre prima c'era un po' di separazione, non c'è mai stata una grande collaborazione, per la prima volta invece si va tutti insieme, coscienti del fatto che se non si lavora insieme, il sistema non regge più. Quindi è estremamente importante, dal mio punto di vista, per quella che è la mia visione delle cose, provare a salvare un patrimonio di tutti, che è il sistema sanitario nazionale e con esso il diritto alla salute. Cosa dobbiamo fare noi insieme? Beh, sostanzialmente diciamo iniziare quella collaborazione di tipo progettuale e poi nel tempo fattuale che deve portare diciamo a dei percorsi, dei protocolli, a una maggiore integrazione, perché l'ospedale ha bisogno di essere diciamo possibilmente alleggerito, quindi bisogna evitare ricoveri inutili, deospedalizzare i pazienti e noi abbiamo bisogno del territorio perché possa accogliere i pazienti una volta che sono stati, i pazienti acuti sono stati ricoverati e stabilizzati. Quindi oggi una delle difficoltà maggiori dei pazienti che vengono ricoverati è quello di mandarli a casa perché sono pazienti a volte da riabilitare, Certo. anziani con tante comorbidità e questo si sta particolarmente accentuando dopo il Covid perché molti di questi pazienti che noi ricoveriamo hanno una certa età, un'età media elevata e non basta solo curare la malattia acuta, ma bisogna poi provvedere, diciamo, a integrare la terapia a livello domiciliare, fornire riabilitazione, fornire assistenza a casa. Ecco, in questo il lavoro dei nostri colleghi del territorio, che peraltro sono tutti molto bravi, è estremamente necessario. Grimaldi, che con la sua lista ha stravinto nelle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Medici, parla anche delle cure oncologiche al top dell'ospedale di Sulmona. In arrivo nell'ospedale Peligno un nuovo responsabile e in tutto nel dipartimento sono stati stabilizzati 60 medici. Abbiamo una bella novità perché devo dire grazie anche alla sensibilità della direzione strategica, come lei sa io sono anche il direttore del dipartimento medico, Certo. quindi coordino oltre 40 reparti e tra questi ci sono anche l'oncologia e l'ematologia di Sulmona. Per l'oncologia dove erano rimasti a lavorare semplicemente due dottoresse abbiamo previsto un potenziamento, quindi avremo a breve verosimilmente un nuovo responsabile, una nuova responsabile e su questo, diciamo, su questa attività dell'oncologia di Sulmona lavoreranno più medici, alcuni dei quali proverranno anche dall'ospedale dell'Aquila, quindi anche specialisti di singoli settori come può essere la mammella, come può essere l'apparato digerente, come può essere, diciamo, il torace e così via. Quindi veramente abbiamo delle novità importanti. Puntiamo una volta stiamo potenziando anche il settore dell'ematologia, abbiamo fatto arrivare dei Certo. giovani e quindi a breve puntiamo a rinforzare anche quel settore lì su Sulmona. Quindi diciamo abbiamo un'azienda che vuole investire molto sul territorio anche dell'Alto Sangro e della Valle Peligna, in più abbiamo assunto nuovi giovani in ospedale. Da quando io dirigo il dipartimento mi vanto di che ormai siamo arrivati a quasi 60 giovani che sono stati inseriti e stabilizzare i giovani medici all'interno del Dipartimento Medico. A Sulmona in particolare abbiamo avuto il potenziamento di alcuni settori, come ad esempio la medicina, e puntiamo a potenziarne altri. Purtroppo no, il problema che affrontiamo adesso è che abbiamo delle oggettive carenze in alcuni settori specialistici come la nefrologia, dove è difficile trovare degli specialisti disposti a venire a lavorare sul territorio. Quindi, però, noi non ci arrendiamo, cercheremo di provare tutte le soluzioni migliori per dare assistenza a
alla popolazione, diciamo, della Valle Peligna e dell'Alto Sangro. A Sulmona è stata anche potenziata la medicina interna, anche se permangono carenze in famiglia. Grimaldi però non si arrende. Noi che ci sia una continuità nell'assistenza, quindi è necessario, diciamo, dare e sviluppare anche queste strutture territoriali come le case di comunità, sviluppare i nuclei delle cure primarie, insomma, sviluppare una serie di cose che poi possono servire in un territorio così vasto e così, diciamo, difficile da raggiungere. Perché non ci dimentichiamo che abbiamo un territorio molto vasto, molto montuoso, ma poco, relativamente poco popolato e dove portare i servizi non è facile. Un altro problema che noi dovremmo affrontare è capire che il nostro territorio, cioè le aree interne, hanno delle peculiarità e quindi sono, diciamo, più difficili da gestire, costa di più la gestione della sanità nelle aree interne e quindi dobbiamo prendere atto che non si può finanziare il sistema come avviene adesso solo per quota capitaria, ma bisogna tenere conto anche delle difficoltà e dei costi che abbiamo nelle aree, diciamo, più disagiate. Quindi la Regione dovrà fare uno sforzo affinché ci siano maggiori finanziamenti per le aree interne.